spesso io quando vedo fare, parliamo sempre di squat perché mi rendo conto che spesso lo squat può essere la prova del 9 per molte persone. Sì. La cosa che noto spesso è una rotazione del bacino o a destra che sia o a sinistra. Ecco, Sì. in questa problematica, quali possono essere eventualmente delle soluzioni e eventualmente l'ortopedia se ci può sempre aiutare? Allora, rispondo all'ultima domanda. Sì, sicuramente l'ortopedia può aiutare. Spezzo una lancia a favore, parlo sempre degli altri, non perché non voglia parlare solo dell'osteopatia, ma perché il risultato si raggiunge con un approccio, diciamo, multidisciplinare. Non solo l'osteopatia, quindi anche in questo caso abbiamo parlato della kinesiologia, quindi un protocollo di esercizi di mantenimento di quello che è stato fatto è fondamentale. Nel caso delle rotazioni del bacino, bisogna andare a guardare tutta una serie di cose ed ecco che questo è l'esempio, un altro esempio, come prima abbiamo parlato della spalla di Davide, questo è un altro esempio. Se un paziente arriva o perlomeno viene raccontandomi questo, sai, vado da Davide e mi ha detto che quando faccio lo squat nota questa cosa qui. Questo può succedere così, può succedere anche che magari il Davide di turno mi invia un video o una foto e mi dice guarda il mio atleta fa sta cosa, ma è normale? Allora, è importante dire che non tutti siamo, cioè nessuno in realtà è completamente simmetrico, Ok. quindi un minimo di asimmetrie è Certo. abbastanza normale, però c'è da dire che se dall'esterno si nota tanto, o comunque si nota per un occhio attento, probabilmente c'è qualcosa da andare a controllare. Nello squat, io parentesi sempre nella parte, diciamo, di presentazione, nel periodo in cui mi occupavo di scienze motorie, ho fatto alcuni corsi con la Federazione di Pesistica. Per l'esattezza sono un terzo livello della FIPE praticamente e loro parlavano della mobilità dell'anca. Sì, quindi dicevamo l'anca, una cosa importantissima, diciamo, nello squat, però quello che è importante da capire è che lo squat, essendo un esercizio multiarticolare, comporta tutta una serie di cose. Sono d'accordo con Davide che comunque è un test importantissimo. Io ricordo quando avevo fatto il corso con la FIPE che si parlò proprio dello squat test, cioè che era fondamentalmente un modo per capire chi è la persona che sta entrando in palestra, soprattutto se c'è la pesistica di mezzo, fondamentalmente. Quindi in quel caso parliamo dell'articolazione sacroiliaca, parliamo della colonna lombare, dell'anca, del ginocchio, andando a scendere, diciamo, caviglia. La zona sottostragalica, quindi i malleoli, tutta quella zona lì. Questo sempre dal punto di vista strutturale. Poi una delle cose più banali potrebbe essere andare a vedere la flessibilità del soggetto, perché per esempio la catena cinetica posteriore, che è quella serie di muscoli che si trovano nella parte posteriore appunto del corpo. Nello squat è altamente utilizzata, quindi anche semplicemente dei bicipiti femorali che sono in qualche modo meno flessibili da un lato possono incidere Questo. su quel discorso lì. Quindi parlando prima su quello che può essere l'approccio più semplice è andare a valutare l'articolarità del soggetto, quindi magari anche in decubito supino valutare qual è l'articolarità delle grandi articolazioni. Vedere appunto andare a vedere qual è la flessibilità di alcuni muscoli di quella cruciali di quella zona lì. E poi è importante dire che comunque l'anti e retroversione del bacino nello sport probabilmente è una delle cose più importanti. Non a caso si insegna perché non è una cosa diciamo facile neanche da fare se non si è pronti a quel tipo di mobilizzazione del corpo e se si è in carico. Quindi è tutta una questione meccanica, biomeccanica, appunto, che porta a delle problematiche se il paziente non è in totale equilibrio. Altra cosa sono le dominanze, perché se il paziente è il soggetto è dominante.
Per esempio, a destra tenderà magari nello squat, parliamo, a caricare, sì, a inclinarsi sul lato destro, a caricare di più sul lato destro, e questo porta il ginocchio in certi casi un po' più avanti rispetto al ginocchio sinistro e quindi. Anche i piedi, no? Io spesso mi accorgo che partono con i piedi in un certo modo e magari mentre fanno, non al primo, non al secondo, ma al terzo, quarto squat, inizia ad andare il piede della gamba dominante leggermente più avanti rispetto, c'è proprio una asimmetria dei piedi pure. Sì, ma infatti ecco una cosa importante, l'extra rotazione in questo caso del piede, per esempio destro, fa subito pensare a un qualcosa che sta succedendo a livello del bacino, dell'osso iliaco, ok? Perché è un adattamento abbastanza tipico quello di avere una gamba in extra rotazione con un bacino che non è allineato o che non ha la possibilità di lavorare allineato perché ha dei tiranti muscolari non equilibrati. Ok.